Cioè, la grande fortuna dell'umanità è sempre stata l'immigrazione. Con l'immigrazione abbiamo conosciuto cultura, cose nuove, letteratura, arte, tutto conosciamo. Quindi l'immigrazione ha sempre portato la cultura per tutti. E adesso, stranamente, non si riesce più a capire questo. Questa è la grande ricchezza. Queste persone qua diventeranno europee. Non c'è niente da fare. È inarrestabile. Diventeranno europei e un giorno saranno avvocati, ingegneri, maestri, professori, professionisti e diranno: ma forse bisognerà fare un processo di Norimberga alle democrazie, non più al fascismo, al nazismo, alle democrazie. Tu sarai sul banco degli imputati, io non voglio esserci. È drammatico, guardi, è una profezia drammatica quello che sta facendo. Lo so, stai attento. Lei sta valorando la sostituzione etnica, lei sta valorando la sostituzione etnica. Io da amico, però, guarda. Noi non sappiamo in realtà chi è presente sul territorio nazionale, perché quando anche Emiliano parla di impronte digitali, noi in questo momento abbiamo delle impronte digitali con un nome dichiarato da chi arriva, inventato, con una data di nascita inventata. Se andate alla caserma Caverzarani di Udine, sono stato poco tempo addietro, sono tutti nati il 1 gennaio. Adesso io non credo che in determinati paesi del mondo tutti abbiano l'usanza di accoppiarsi in un determinato periodo dell'anno. Credo semplicemente che abbiamo dei dati falsi. Noi non sappiamo se queste persone portavano i fiori ai vicini di casa in Nigeria o sono scappate dalle carceri libiche e tunisine durante le primavere arabe. E li stiamo sparpagliando liberamente sul territorio. Secondo, dopo la poesia che ho sentito, guardiamo la realtà e vediamo, abbiamo già gli esempi in Europa di cosa è successo. Abbiamo delle aree che non sono più Europa. Andiamo a Molenbeek, dove la polizia non può entrare. Andiamo nelle baglie parigine, guardiamo che ha compiuto gli attentati di Londra, di terza generazione, immigrati di terza generazione, altro che ingegneri, poeti, immigrati di terza generazione. Allora, vogliamo porci il problema che sopra un determinato numero l'integrazione è tecnicamente impossibile, soprattutto in un momento nel quale il continente sta vivendo una forte crisi economica? O dobbiamo dirci che andrà tutto bene, verranno tutte le culture del mondo e tutti si vorranno bene? E quindi quando arrivano con quei barconi che... Guardi, succede? Noi abbiamo dimostrato con i fatti che non soltanto gli sbarchi, ma anche le morti. Possono diminuire drasticamente, perché all'aumentare della gente che parte, aumentano la gente drammaticamente che muore. Noi quando eravamo al governo abbiamo diminuito del 96% gli sbarchi. Perché avete fatto l'accordo con Gheddafi, ma adesso non c'è più Gheddafi. Mi scusi, ho capito, ci sono altre situazioni ovviamente nei paesi col nord dell'Africa. Ci sono anche quei paesi di transito dell'immigrazione sui quali bisogna intervenire, perché la Libia è l'ultimo dei paesi dove arrivano. E lei dice che basta intervenire su quei paesi? Bisogna intervenire su quei paesi, dire con chiarezza che qui non si può arrivare e non dare la speranza dell'arrivo, perché purtroppo c'è anche la speranza dell'arrivo è occidentale, perché basti vedere chi arriva. Chiudo soltanto, il 90% sono giovani maschi. Evidentemente è un'immigrazione di carattere economico, la stragrande maggioranza, che segue un sogno occidentale e che crea problemi sociali nel nostro paese. Io credo che chi ha costruito questo paese, chi con le tasse, i suoi genitori, i suoi nonni, con il sacrificio e il sudore, scusami. Sicuramente è il nonno del sud, la verità. E sarei orgoglioso. E con sacrifici e sudore ha costruito questo paese. Io credo che in un momento di difficoltà debbano avere prioritariamente le risposte dallo Stato. Questa è la differenza. Chi ha messo sudore e fatica in questo Stato, in un momento di difficoltà deve avere la priorità delle risposte. Questa è la differenza. Il nostro paese non è facile, perché io sono contrario a investire 5 miliardi di euro per l'immigrazione clandestina. Ma questo tu vuoi trattare quella gente? I nostri emigranti non avrebbero potuto partecipare. Spiegami come vorrei trattare quella gente. Sai come vorrei trattare? Entrare legalmente e non illegalmente. Fatto l'emigrante al nord e ti garantisco che non era semplice. No, dimmi come io voglio trattarli, visto come tu vorresti trattarli. Come voglio trattarli io? Non era semplice. Dimmi io come voglio trattarli, non è che lanci le frasi e poi ti rimangi. Semplicemente come hai un'idea di trattare questa gente confinandola in lavori diversi, quartieri diversi. E lì è chiaro che il conflitto sociale scatena. Scusate, chiedo, ho detto una cosa del genere, diciamo un po' di... Ho detto che chi entra illegalmente non deve entrare. Questa è la differenza. Tu pensi che possa entrare con persone chiunque. Che non si rendono